Pronostico rispettato nella prima giornata di gara della Final Eight di Coppa Italia di hockey su pista in corso a Giovinazzo. Nei primi due quarti di finale si sono qualificate le favorite Forte dei Marmi e Breganze. Quanta fatica però per avere ragione di Trissino e Follonica. Ha rischiato molto contro i Veneti la capolista toscana di A1, sorpresa dal gol lampo dell'ex FP Jimenez. Al pareggio e sorpasso di Cansela è seguito il controsorpasso di Pallares prima che Gilli e ancora Cansela confezionassero il 4-3 finale già prima del riposo. Nell'altra sfida Tosco-Veneta ha avuto la meglio il Breganze al riposo sul 2-0 grazie a Silva e al capocannoniere dell'ultimo mondiale, il brasiliano Cacau. Follonica di nuovo in partita con Franchi prima che un altro gol di Silva chiudesse i conti sul 3-1 finale. Fra gli spettatori più interessati, l'allenatore della nazionale Massimo Mariotti, da oggi in gara con il suo CGC Viareggio. Sono state due partite nel complesso abbastanza equilibrate nei punteggi, anche se alla fine Forte dei Marmi e Breganze comunque hanno meritato il passaggio del turno, perché sono state due squadre che hanno creato di più, hanno costruito di più. E sia il Trissino sia il Follonica in alcuni momenti degli incontri non sono stati capaci di rientrare in partita, il Trissino con due power play non sfruttati e Follonica pur sotto 2-0 ha avuto una punizione di prima e un rigore che non hanno realizzato, e quindi credo che alla fine in semifinale siano andate le due squadre che anche nel corso della stagione stanno meritando la classifica che occupano nella regular season. In programma stasera CCG Viareggio contro Sarzana alle 20 e l'incertissimo Valdagno Bassano alle 21.30. Chi vincerà avrà un giorno in meno di riposo rispetto alle squadre già qualificate, visto che domani è già tempo di semifinali. Ecco cosa ne pensa Mariotti. Una cosa che chiaramente potrebbe essere studiata in maniera diversa è che il fatto di giocare il giovedì e il venerdì due quarti di finale, chiaramente chi poi si trova in semifinale, ci sono due squadre che hanno un giorno di riposo, è una manifestazione con partite così ravvicinate, questo è un vantaggio importante. Io credo che potrebbe essere studiata una formula diversa dove magari o tutti giocano i quarti il venerdì oppure tutti giocano i quarti il giovedì, dando un giorno di pausa e giocare poi le semifinali e la finale il sabato e la domenica. Credo che ne trarrebbe anche giovamento lo spettacolo e le prestazioni fisiche degli atleti.